Ecco il corso di decoupage. Ciao a tutti, oggi sono qui per far partire la terza lezione del corso di decoupage, quindi spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo che cosa ci occorre. Una scatolina, un recipiente, dell'acqua, dei colori acrilici, la nostra tavoletta, il nostro supporto, una spatolina e un pennello. Assetto le piatte, io sto usando un pennello bello grande. Comunque è anche del nastro carta. Allora, come vedete ho un rosso magenta, un giallo, quindi prendo una punta di rosso e una punta anche di giallo e le vado a mettere dentro la mia vaschetta. In questo modo, dentro la vaschetta c'è anche un po' d'acqua, così inumidisco leggermente il mio pennello. Adesso mischio una puntina di rosso con del giallo per creare un arancione, e quindi quando lo creo, ma lo voglio un po' più chiaro, infatti aggiungo del giallo, quando lo creo vado a distribuirlo su tutta la superficie. Adesso che la mia tavoletta è asciutta, prendo il nastro carta, mi distanzio dal bordo di un centimetro e mezzo. In questo modo vado a tagliarlo, proprio in questo modo, e vado a fare la bordatura. In pratica faccio un quadrato, cerco di farlo a occhio senza prendere misure. Ecco qui. E poi prendo l'arancione più scuro che ho fatto e lo vado a passare solo lì nel bordo, quindi nel bordo esterno, quell'1,5 di bordo, ecco qua, proprio in questo modo. Ne darò una o due mani e poi, quando sarà totalmente asciutto, toglierò il nastro carta. Io infatti lo faccio asciugare in studio, proprio lì. Tanto asciuga in fretta perché io non lo sto usando diluito, e quindi vediamo un po' il risultato finale. Quindi ecco qui il risultato, in camera non rende molto, quindi spostiamoci di là. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace, condividere e commentare. Mi potete trovare su YouTube, Facebook, Twitter, Google+ e Skype. Quindi ciao e alla prossima!